Nella sala intitolata al pittore di Caldarola Simone De Magistris, del quale qui si conserva una grande tela raffigurante la Madonna del Rosario, compaiono ancora nel tessuto architettonico dell'ambiente alcuni resti del Palazzo dell'Arengo costruito nel XIII secolo. Ed è qui conservato uno dei dipinti che da sempre fanno parte dell'arredo di questo palazzo. Si tratta della tela dipinta dal pittore austriaco Pietro Alemanno nel 1484, raffigurante l'Annunciazione, e commissionata al pittore dagli allora amministratori comunali di Ascoli, i cui nomi, insieme alla data di esecuzione del quadro, compaiono nella iscrizione in basso. Il dipinto raffigura a destra l'immagine della Vergine inginocchiata nell'atto di ricevere l'annuncio dell'angelo, dipinto sulla sinistra, e tra di loro scorre la scritta Ave Grazia Plena Dominus Tecum, che in latino riproduce appunto l'inizio dell'annuncio a Maria della sua prossima maternità. Al centro della scena, in una posizione molto evidente, è lo stemma del comune di Ascoli, e sotto lo stemma, in lettere d'oro molto grandi, la scritta Libertas Ecclesiastica, perché l'esecuzione di questo dipinto è legato appunto ad un evento politico molto importante accaduto nel 1482, quando la città di Ascoli ebbe dal pontefice Sisto IV della Rovere una sorta di autonomia amministrativa che viene appunto definita come Libertas Ecclesiastica. Siccome l'annuncio di questa concessione da parte del pontefice giunse ad Ascoli con una missiva datata 25 marzo 1482, la festa dell'Annunciazione, che si celebra il 25 marzo, venne associata a questo evento politico. E per commemorare questo riconoscimento da parte della sede pontificia, la città di Ascoli commissionò alcune opere di grande importanza: l'Annunciazione appunto di Alemanno, che stiamo vedendo, un'altra tavola con lo stesso soggetto venne commissionata a Carlo Crivelli per la chiesa dell'Annunziata, e l'orafo ascolano Vannini eseguì in quella circostanza alcuni oggetti di grande valore oggi conservati nel Museo Diocesano. Pietro Alemanno è un pittore che dall'Austria si è trasferito in Italia e, probabilmente transitando da Padova, è giunto ad Ascoli negli anni in cui in città operava Carlo Crivelli. Quindi nelle sue opere si nota un adeguamento da parte di Alemanno allo stile di Carlo Crivelli, qui evidente nella cura minuziosa con cui l'artista rappresenta le costruzioni alle spalle dei personaggi, della camera da letto di Maria, di cui descrive il rivestimento in legno, i cuscini, le decorazioni a festoni di fiori, il tappeto che sporge dalla finestra, così come nella struttura retrostante la figura dell'angelo, vediamo sul cornicione dei vasi colmi di fiori e anche qui delle finestre aperte con un tessuto esposto fuori dalla finestra che fanno pensare alla presenza di persone all'interno di queste abitazioni. Ma certamente la notorietà di questo dipinto è legata al fatto che al centro dell'opera, sotto lo stemma di Ascoli, tra le due figure dell'angelo e della Vergine, Pietro Alemanno ci ha lasciato un'immagine molto sintetica ma assai verosimile della città di Ascoli, quale doveva apparire nella seconda metà del XV secolo. Vediamo appunto una città cinta da mura possenti, una città inespugnabile, irta al suo interno di torri, le torri appunto gentilizie che le famiglie di Ascoli erigevano come segno del loro prestigio. Alla data dell'opera, il 1484, una parte di queste torri già era stata abbassata per volontà di Federico II, ma ne restavano parecchie, soprattutto nella zona appunto ben rappresentata da Alemanno. Ma accanto alle torri possiamo vedere anche degli edifici monumentali ancora ben
riconoscibili, vediamo le torri gemelle della Basilica di San Francesco, vediamo la chiesa di Sant'Angelo Magno, vediamo la porta romana, quindi sia pure in una visione di sintesi, Alemanno ci ha lasciato un'importante testimonianza per la storia dell'architettura che ci mostra l'aspetto di Ascoli, quale doveva essere in uno dei momenti del suo maggiore splendore economico e artistico.